Prima di affrontare il tema, vediamo quindi quali sono questi 10 segnali che è fisicamente attratta da te una donna. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai le notifiche dei miei video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, ovviamente. E veniamo al tema. Quali sono 10 segnali che è fisicamente attratta da te? Come capire che una donna prova attrazione? Allora, ci sono dei segnali non verbali, emozionali, che ti fanno capire che una donna è attratta da te, che ti fanno capire che una donna vuole avere una relazione fisica con te. Poi è ovvio che ci possono essere dei blocchi logico-razionali che diciamo, però tu sai che fisicamente è attratta da te e quindi diciamo te la puoi giocare questa cosa. Ovviamente ci possono essere poi dei blocchi logici, perché ad esempio non vorrebbe magari essere classificata come mignotta, per dire, no? Quindi puoi diciamo prendere atto di questo e giocare un po'. Però diciamo che è già un bel vantaggio, insomma, se riesci a capire che c'è un'attrazione fisica, non dico che devi presentarti alla Rocco Siffredi, però hai possibilità di, come dire, di conquistarla più facilmente. Allora, il primo segnale è il mordicchiamento del labbro superiore, però qua devi fare attenzione, perché se lei ti guarda e tende a mordicchiarsi il labbro superiore, non quello inferiore, quello superiore, è un oppure a aumentarsi la lingua sempre nel labbro superiore. Quindi tutti questi segnali, il labbro superiore è il labbro collegato all'attrazione fisica. Ovviamente deve guardare te, non è che devi guardare il cameriere del ristorante, ovviamente, perché ecco, se tu sei invitata a cena, arriva il cameriere buono, lei guarda il cameriere e fa questo e tu dici no, ha fatto quello, ma in realtà era diretta verso il cameriere. Quindi da tenere presente che lo sguardo indica il soggetto che la attrae, ovviamente. Quindi occhio a non prendere lucciole per lanterne. Se al ristorante guarda il cameriere o guarda il vicino del tavolo e fa quel segnale lì, significa che tu praticamente da quel punto di vista lì gli interessi poco, ma c'è un altro interesse da un'altra parte. Un altro segnale da prendere in considerazione di attrazione è di attrazione fisica, diciamo, nei tuoi confronti, è il cercare un contatto con te. Se cerca un contatto, ti tocca la mano, tocca la spalla mentre parla, anche inconsapevolmente, è comunque un segnale che c'è un'attrazione nei tuoi confronti. Ovviamente se questi gesti avvengono quasi involontariamente. Altro segnale da prendere in considerazione, se quando parlate lei tende a adesso io non posso farlo vedere, non avendo molti capelli, comunque tende a scoprirsi il collo e scoprirsi i capelli, quindi a scoprire, cioè spostare i capelli per scoprirsi il collo. E il collo è una zona erogena secondaria e quindi significa che c'è un'attrazione nei tuoi confronti. Altro segnale, il quarto, è si infila e si sfila un anello. Infilare o sfilare gli anelli rappresenta proprio una simulazione quasi di un rapporto, quindi questo è un segno che ha un'attrazione fisica nei tuoi confronti. Quinto segnale da prendere in considerazione come attrazione fisica proprio nei tuoi confronti è legato sempre al collo. Anziché scoprirselo, è anche questo, inizia a massaggiarselo, alzare il collo mentre parla, tende a toccarsi il collo in questo modo. È un segnale, anche questo, il quinto segnale, di una attrazione anche forte nei tuoi confronti. E poi,
Il sesto segnale è diciamo veloce, non è che si sta a scartabellare a pulire l'orecchio, ma infila velocemente un dito nell'orecchio, ti vede, tac, gli viene da toccarsi l'orecchio proprio dentro, all'interno. Diverso è il massaggio auricolare, che non ha questo significato, poi vedremo in altri video che significato ha, ma quello dell'attrazione fisica è proprio un mettersi dentro il dito. Settimo segnale che da prendere in considerazione, che una donna, diciamo, prova un'attrazione nei tuoi confronti, e questo lo puoi vedere ovviamente soltanto se siete magari seduti, insomma, o anche in piedi talvolta, cerca proprio un contatto, diciamo, fisico un po' più marcato con una scusa, magari che ne so, la tua collega d'ufficio che viene, si avvicina, proprio quasi a violare la prossemica con la scusa magari di farti vedere una pratica o qualcosa, magari ti appoggio al seno sulla spalla o insomma da tutta una serie di segnali questi. Poi anche qua devi capire, però diciamo devi giocare ovviamente, non devi accettare subito, anzi devi farla spingere un po' di più. Devi dare tu qualche piccolo segnale, ma lasciare che lei si sbilanci molto di più. Quindi dovrai guidarla verso altre situazioni. Questo è importante per te. Perché se passi subito potresti esaurire il suo desiderio, se invece tiri di più l'elastico, tiri di più la corda, otterrai sicuramente poi anche risultati decisamente migliori. L'ottavo segnale che una donna è comunque interessata a te è il puntamento del piede, quindi il puntamento dei piedi nei tuoi confronti, quando magari stai in piedi, però il piede puntato nei tuoi confronti, la direzione del piede. Anche questo è un simbolo, diciamo, è un simbolo per cui è un altro segnale da prendere in considerazione molto, molto, molto forte. Altro segnale ancora, il nono mi sembra, siamo arrivati al nono segnale, è una dilatazione pupillare, quindi a parità la dilatazione pupillare, la midriasi, le pupille che si dilatano rappresentano proprio diciamo, un interesse di natura fisica nei tuoi confronti. E poi arriviamo al decimo segnale, che è un segnale legato proprio al mirroring, quindi ti imita, copia un po' i tuoi gesti, ripete le cose che dici, ti sorride guardandoti negli occhi e mentre ti sorride, ad esempio, si tocca le labbra. Ecco, quindi questi sono tutta una serie di segnali, copiando un po' i tuoi gesti, tutta una serie di indizi che questa donna è fisicamente attratta da te. Sono 10 segnali che una donna è fisicamente attratta da te e se decodifichi questi segnali puoi capire che prova veramente un'attrazione nei tuoi confronti. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok.